Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulla mia serie di introduzione alla teoria quantistica dei campi. Oggi continuiamo con la serie di video sulle equazioni di Dirac e tutte le cose fantastiche che va a prevedere. Oggi andremo a vedere se esiste una relazione di continuità, un'equazione di continuità associata alle equazioni di Dirac. Vedremo che sì, esiste. E vedremo anche una cosa molto interessante, ovvero ricordatevi che questa appunto è l'equazione di continuità generica. J mu è una corrente, una quadricorrente, la cui componente temporale è la densità, è una densità di volume di qualcosa. E perché vi parlo di questa cosa? Perché andremo a vedere oggi che la componente temporale di questa corrente che ricaveremo è definita positiva. Questa è una cosa importantissima perché vuol dire che, a differenza di quello che accadeva con le equazioni di Klein-Gordon, dove lì avevamo visto che la densità di probabilità veniva negativa, cosa che non ha senso, qua in questo caso possiamo, diciamo, associare, interpretare fisicamente la nostra componente zero della quadricorrente proprio come una densità di probabilità. Ok, vi ho rimesso qua le relazioni che avevamo trovato sulle matrici gamma di Dirac. Abbiamo visto che la matrice gamma 0 è la matrice beta, che è 1-1, e avevamo visto che, questo nella rappresentazione di Pauli Dirac, questa qua quadra 1 si può verificare facilmente, una delle condizioni che devono avere queste matrici gamma, e poi mettiamo anche le relazioni di aggiunzione. Quindi vediamo che la gamma 0 è autoaggiunta, perché è uguale alla sua aggiunta, invece per le gamma k sono beta alfa k, dove alfa k erano quelle matrici sull'antidiagonale le matrici di Pauli, queste ricordatevi che sono tutte matrici 4x4, aggiungendo questa beta va a cambiare segno alla parte di sotto. E questa qua invece, tutte le altre tre matrici di Dirac quadrano a meno 1. Notiamo una cosa interessante, ovvero se voi applicate l'operatore Daga di aggiunzione, quello che succede è che le sigma sono ermitiane, quindi sono uguali a loro stesse. Ma facendo la trasposizione vedete che questa cambia segno. E quindi queste non sono, le altre tre, le componenti spaziali, diciamo, della gamma mu, non sono autoaggiunte. E questo sarà cruciale per quello che poi andremo a fare. Qua vi ho rimesso le equazioni di Dirac, vogliamo trovare un'equazione di continuità. Allora, innanzitutto quello che facciamo è provare a vedere cosa succede, proprio facciamo la stessa cosa analoga che abbiamo fatto con le equazioni di Klein-Gordon. Quindi proviamo a vedere cosa succede se noi andiamo a fare il complesso coniugato di questa cosa qua, e quindi diciamo applichiamo l'operatore Daga ovunque, e che cosa succederà quindi? Che questa equazione la possiamo riscrivere innanzitutto come... raccogliamo i termini, applichiamo lo spinore psi qui e poi facciamo, diciamo, uguale a m psi. Se noi daghiamo tutto, quello che otteniamo è che questa i mi porterà un meno. Questa qui, attenzione, perché la gamma mu, diciamo, è applicata a questo spinore, quindi l'operazione di aggiunzione va a invertire, diciamo, queste matrici. Quindi quello che otteniamo è esattamente un de mu psi daga gamma mu daga uguale a m psi daga. Ora quello che possiamo andare a fare è moltiplicare la prima a sinistra per psi daga, lo facciamo da entrambe le parti, mentre la seconda la moltiplichiamo a destra ma per psi. Perché facciamo così? Perché in questo modo abbiamo psi daga psi psi daga psi, quindi questo termine si cancella e otteniamo questa cosa. Se noi le sottraiamo, in questo caso avremo i che moltiplica psi daga gamma mu de mu psi più de mu psi daga gamma mu daga uguale a 0. Ora l'operazione di derivazione, diciamo, è reale, quindi non se io lo dago non succede niente, posso portare l'operazione sullo spinore. Notate lo stesso pattern dell'equazione di Klein-Gordon. Questo vuol dire che noi possiamo andare praticamente a raccogliere queste operazioni di derivazione se queste matrici dovessero essere uguali. Quindi io potrei scrivere i de mu psi daga gamma mu psi. Se queste fossero uguali, allora vedete che questo qua diventa il prodotto, la derivata di un prodotto, e riottengo questa cosa qua. Peccato che, e l'ho scritto qua, l'operazione di aggiunzione sulle gamma non le lascia invariate, quindi le gamma non sono tutte autoaggiunte, e questo è un grandissimo problema perché vuol dire che io non posso ricavare in questo modo una corrente conservata. Allora, una cosa geniale che si fa, cancelliamo questa cosa perché diciamo è sbagliata, è andare a lavorare invece su, diciamo, a introdurre
una nuova operazione di aggiunzione per le quali le matrici di Dirac siano autoaggiunte. Cosa vuol dire? Mi serve un'operazione gamma mu, che chiamo, diciamo, l'operazione di gamma mu barrato, tale che se io applico sulle gamma mu me le lascio invariate. Allora, che cosa scopro? Scopro che innanzitutto questa relazione si può unificare, potete dimostrarlo, è abbastanza facile, si può dimostrare che la gamma mu generica d'Aga si può scrivere come gamma 0, gamma mu, gamma 0. Quindi se voi applicate, se voi mettete gamma, se voi mettete mu uguale a 0 e fate il d'Aga, ottenete esattamente gamma 0. Se voi invece mettete le altre k, usando le regole di, diciamo, anticommutazione delle matrici di Dirac, ottenete un meno davanti. Quindi tutte queste due si unificano in una sola riga. Beh, ma allora adesso il risultato è immediato, perché noi possiamo andare a definire questa operazione di autoaggiunzione, o meglio questa operazione di aggiunto spinoriale si chiamerà, per la quale le gamma Dirac sono autoaggiunte, semplicemente andando a prendere questa e moltiplicando, diciamo, questa matrice a destra e a sinistra ancora per gamma 0. Perché? Perché se noi andiamo a fare gamma 0, gamma mu d'aga, gamma 0, allora abbiamo visto che la gamma mu d'aga si può scrivere così, e quindi sostituendo avremo gamma 0, gamma mu, gamma 0, gamma 0, ma le gamma 0 quadrano a 1. E quindi vedete che otteniamo che gamma mu aggiunto spinoriale è esattamente uguale a gamma mu. Con questa operazione di aggiunzione scopriamo quindi che le matrici di Dirac sono autoaggiunte, e quindi si può definire una corrente che a quel punto è conservata. Un'altra proprietà interessante di questa aggiunzione è che praticamente nel caso io dovessi applicarle a degli scalari agisce come l'operatore di complesso coniugato, cioè proprio è identico. Quindi ad esempio se io ho il prodotto di due matrici e ne faccio l'aggiunto spinoriale ottengo diciamo l'aggiunto al contrario, quindi si vanno a invertire, proprio come avviene con l'operatore di Daga, diciamo. Invece se io ho una combinazione lineare di numero complesso A più B numero B numero complesso matrice B, allora l'operazione di aggiunto spinoriale sui numeri complessi agisce proprio come il complesso coniugato, e quindi vediamo che è pure lineare. Dopodiché quello che posso fare è definire l'operazione di aggiunto spinoriale invece applicato allo spinore, quindi psi barrato si definisce invece come psi d'aga gamma 0, quindi praticamente la gamma 0 viene applicata solamente una volta. Questo per quale motivo? Perché io posso combinare due spinori per dare una matrice tramite un prodotto esterno, un prodotto tensoriale, e quindi è come se ogni parte di quella matrice, quindi ogni parte spinoriale, trasformasse con questo gamma 0, quindi globalmente una matrice trasforma con due gamma 0. Quindi questa aggiunzione vale in generale. Io qua se ho una matrice generica barrata, sarà uguale a gamma 0, quella matrice gamma 0. Psi è uno spinore colonna, quindi d'agato diventa uno spinore riga e complesso coniugato, e quindi io posso creare, e poi per la gamma 0 resta ancora uno spinore riga, e quindi cosa succede? Che io posso creare degli scalari, quindi dei numeri, facendo ad esempio psi barrato matrice psi, per dire, o un altro spinore comunque. Qua vedete che abbiamo un matrice per vettore colonna che mi dà una colonna, riga per colonna è uno scalare. Se io questo lo aggiungo spinorialmente di nuovo, ottengo, questo qua lo chiamo in un altro modo, phi ad esempio, spinore, questo qua diventa esattamente, cioè si può dimostrare che è analogo a fare psi barra a phi tutto complesso coniugato, oppure diventa uguale a fare phi barrato a psi con a barrato. Ok, abbiamo queste proprietà. Bene, adesso quello che possiamo andare a fare è applicare l'aggiunzione spinoriale alla matrice di Dirac e vedere che cosa succede. Bene, quindi analogamente a prima, quello che andiamo a fare è aggiungere spinorialmente le equazioni di Dirac, quindi abbiamo i gamma mu de mu psi, possiamo fare così, uguale m psi, andiamo a barrare tutto, barriamo di qua e di là. Ora, abbiamo visto prima che l'operazione di aggiunto spinoriale agisce come qualsiasi operazione alle matrici, quindi devo andare a
scambiare l'ordine di queste. Sulla I agisce come il complesso coniugato, quindi avrò meno I de mu psi barra. Dopodiché avrò, diciamo, tutto barrato. Dopodiché qua avremo gamma mu barrato uguale m psi barra. Bene, adesso che cosa succede? Che questo qua in realtà si può scrivere come meno I de mu psi daga, questo perché appunto sulle derivate l'aggiunto non agisce. Quindi questa operazione è analoga, tanto la gamma 0 viene applicata allo psi, e abbiamo visto prima che le gamma mu barra adesso sono autoaggiunte rispetto a questa operazione di aggiunzione, e quindi abbiamo trovato questa espressione. Allora, adesso, analogamente a prima, andiamo a moltiplicare l'equazione di Dirac normale a sinistra per psi barra, questa volta, mentre l'equazione aggiunta a destra per psi. Ora andiamo a sottrarre le due equazioni, raccogliamo i termini, vediamo che ancora il termine di massa si semplifica e ci avanza un I psi barra gamma mu de mu psi più de mu psi barra gamma mu psi. Questa cosa è uguale a 0. Vediamo che adesso, visto che abbiamo le stesse matrici sia qua che qua, questo è il risultato della derivata di un prodotto. Quindi quello che abbiamo ottenuto, qua la I la possiamo cancellare perché abbiamo raccolto tutto, quello che abbiamo ottenuto è un de mu, lo andiamo a raccogliere, di che cosa? Di psi barra gamma mu psi. Questo è uguale a 0. Alla fine le gamma mu non cambiano, come abbiamo visto sono degli oggetti matematici che contengono dei numeri alla fine, quindi la derivata non agisce sulle gamma mu, e quindi quello che succede è che questo è esattamente il prodotto, quindi il primo pezzo non derivato per la derivata del secondo più questo derivato per la derivata di questo. Fantastico. Quindi abbiamo scoperto che questa la possiamo definire come J mu alto, corrente, quadricorrente. Ma siamo sicuri che questa trasformi come un quadrivettore? Beh, in realtà sì. Per quale motivo? Perché nello scorso video abbiamo visto che le matrici di trasformazione degli spinori hanno un legame molto importante con le gamma, questo perché abbiamo visto che se S è quella matrice di, diciamo, cambiamento di coordinate per uno spinore, quindi che manda S, diciamo, S psi è uguale a psi primo nel sistema di coordinate x primate, quindi un nuovo sistema di riferimento, avevamo visto che la condizione per garantire invarianza relativistica delle equazioni di Dirac sulle S è che agiscono in questo modo, quindi S alla meno 1 gamma mu S uguale lambda matrice di Lorentz mu nu gamma nu. Adesso quello che andiamo a fare è andare a prendere, questa è la corrente che abbiamo trovato, andiamo a primarla, quindi andiamo a vedere cosa succede in un nuovo sistema di riferimento. Quindi attenzione, perché se lo spinore trasforma con S psi, allora lo spinore barrato trasformerà in questo modo. Io prendo S psi, vado a barrare tutto, e questo qua sarà psi primo barrato. E quindi questa cosa qua, abbiamo visto prima che l'operazione di aggiunzione agisce invertendo gli ordini, quindi sarà psi barrato nel sistema di riferimento originale per S barrato, ma avevamo visto che S barrato ha la proprietà che è l'inversa, e quindi questa cosa sarà psi barrato S alla meno 1. La nuova corrente del nuovo sistema di riferimento sarà questo pezzo psi barrato S alla meno 1. La gamma non può cambiare perché è un oggetto matematico, infatti come avevamo detto, essendo un oggetto matematico non può valere cose diverse in sistemi di riferimento diversi, altrimenti mi accorgerei in che sistema di riferimento sono. Inoltre le gamma, lo vediamo qua, vanno a costruire delle grandezze vettoriali, ma adesso vabbè dimostreremo che questo è effettivamente un vettore, e inoltre compare nelle interazioni, quindi praticamente dice come fare, di che origine sono, di che natura sono le interazioni, quindi se io avessi gamma diverse in sistemi di riferimento diversi avrei che appunto al variare del sistema di riferimento io ho interazioni diverse, cosa che non ha senso. Fantastico, invece psi primo semplicemente trasforma con S psi. Ma da questa relazione che abbiamo ricavato l'altra volta, questa cosa qua è esattamente lambda mu nu gamma nu. E quindi cosa succede? Che se io faccio così, completo, allora questo è un numero,
perché semplicemente è un elemento di matrice, quindi come già abbiamo detto tantissime volte nel caso dei tensori, con la notazione di Einstein è tutto molto comodo perché diciamo le componenti dei tensori commutano con tutto, essendo solamente dei coefficientelli. Quindi cosa succede? Semplicemente che questo risultato sarà lambda mu nu psi barra gamma nu psi, ma questa è esattamente la j nel sistema di riferimento non primato. Cosa significa questa cosa? Che la j, cioè il primo mu, trasforma esattamente come deve fare un vettore dello spazio-tempo, quindi un vettore di Lorentz. Fantastico, quindi la j è un vettore di Lorentz, questa cosa ci rassicura tantissimo. Ma allora andiamo a vedere cosa succede alla sua componente temporale, quindi alla componente 0. Beh, se io vado a vedere la componente 0 è abbastanza facile, perché semplicemente quello che devo fare è sostituire indice mu uguale a 0, e quindi io posso dire che la rho è la componente j0, e quindi utilizzando la definizione di corrente che abbiamo dato, questo sarà psi barra gamma 0 psi. Adesso quello che vado a fare è esplicitare il significato di psi barra, perché abbiamo detto che è psi aggiunto gamma 0 per questa trasformazione qua. Aggiungiamo la gamma 0, fantastico, perché gamma 0 fa l'identità, come diciamo qua. E quindi questa cosa è semplicemente, diciamo, psi daga psi, che è il modulo quadro di questo spinore, perché questo bispinore, perché è uno spinore di Dirac a quattro componenti, ha praticamente, è fatto da numeri complessi alla fine, che trasformano in un certo modo, ma quindi questa cosa significa che sarà, ad esempio, sarà la componente 0 al quadrato più la componente 1 al quadrato e così via, fino ad arrivare alla quarta, ma quindi, questo essendo la somma di moduli quadri, questa cosa è proprio maggiore o uguale a 0. Quindi effettivamente noi possiamo andare, come avevo detto all'inizio del video, possiamo andare a rappresentare fisicamente la rho proprio come una densità di probabilità, perché non abbiamo più il problema che avevamo nelle equazioni di Glenn-Gordon di densità di probabilità negativa, che invece non ha nessun senso fisico. Bene, nei prossimi video andremo a parlare di soluzioni delle equazioni di Dirac, e questa cosa è fondamentale perché andremo a vedere le soluzioni di particella libera, e soprattutto poi probabilmente nel video ancora dopo, perché ci sono tantissime cose da parlare, di cui parlare, a partire da quelle soluzioni andremo a introdurre il concetto di spin e vedremo che l'equazione di Dirac descrive proprio lo spin un mezzo, quindi particelle di spin un mezzo, quindi fermioni. Grazie a tutti.